Fiera delle novità e delle occasioni, in Piazza del Papa a Termoli, nuova tipologia di arredi, nuove strutture con il padiglione dedicato al lusso, alla casa e alla sposa. Ingresso libero dall'11 al 20 gennaio. Finalmente si pattina, finalmente a Termoli è arrivato il momento del divertimento. Ieri pomeriggio è stata inaugurata in Piazza Monumento la pista di Create. Per l'evento sono stati invitati anche i giocatori della Kemarin Hockey Inline che hanno illustrato ai presenti lo sport dell'hockey e hanno aiutato i più piccoli a pattinare. Sono stati proprio loro infatti i bambini ad affollare la pista di pattinaggio in piazza. Tanti di loro erano alle prime armi, non è mancato qualche scivolone, ma tutto tra divertimento e gioco. In tanti si sono fermati ad osservare i pattinatori. Anche i più grandi hanno voluto provarci. La pista è aperta tutti i giorni, non resta che provare. Trascorreranno il Natale in Molise a casa di 33 famiglie della nostra terra che hanno dato la disponibilità per ospitarli. Stiamo parlando dei 34 bambini bosniaci giunti ieri a Portocannone e accolti nel migliore dei modi. Pina Stanziale dell'associazione Luciano Lama ha rinnovato la tradizionale ospitalità per questi piccoli. Ma con loro ieri a Portocannone c'erano all'incirca 250 bambini che si fermeranno a trascorrere le festività natalizie anche in altre regioni d'Italia. L'accoglienza è avvenuta ieri presso l'Istituto Comprensivo di Portocannone alla presenza del sindaco Luigi Mascio, dell'assessore regionale Vittorino Facciolla e delle diverse associazioni di volontariato.